Strette di mano, confronto con la gente, un dialogo aperto con i cittadini. Il leader indipendentista Giorgio Markesic continua il suo tour tra i quartieri, portando a termine il percorso di campagna elettorale. A pochi giorni dal voto, Markesic e il suo staff, assieme all'immancabile Camper, hanno fatto tappa questa mattina in piazza Tre Rivi a Roiano. Oggi siamo qui a Roiano, ma in questi ultimi giorni abbiamo praticamente... siamo andati da tutte le piazze e vie cittadine a sentire i problemi reali della gente, problemi quotidiani che purtroppo nessun sindaco, nessun politico ha mai denunciato, invece noi lo stiamo facendo da mesi. Quindi la città è sporca, c'è la microcriminalità, ci sono gli immigrati e un sindaco deve intervenire al più presto, altrimenti qui questa città è destinata a scomparire nei prossimi 5 anni. Markesic è stato spettatore non pagante in queste ultime ore di un botta e risposta tra la lista indipendentista di Vito Potenza e il partito Uniti per Trieste di Nicola Sponza. Un'occasione in più per Markesic per ribadire le sue ragioni in merito alla paternità e la leadership delle cause del territorio libero di Trieste. Continueremo a divulgare i nostri programmi, che sono gli unici programmi per Trieste seri e concreti, anche perché a pochi giorni dal voto abbiamo visto che gli unici indipendentisti veri, storici, siamo noi della lista indipendentista, che come simbolo ha l'alabarda bianca su sfondo rosso con la dicitura circolare territorio Lui Trieste. Quindi ormai i cittadini hanno capito che gli unici appunto credibili siamo noi, gli indipendentisti storici, e tutti gli altri sono delle pessime imitazioni.